Maurizio, ho trovato questi due funghi, credo che siano, anzi ne sono quasi certo, questi sono assolutamente velenosi. No, in effetti a guardarlo c'è una somiglianza con dei cortinari che sono dei funghi molto velenosi. E invece questo, anche se è un fungo poco conosciuto, è praticamente raccolto quasi da nessuno qua in zona, è un fungo commestibile. Eh, è un fungo che cresce sotto conifere, sotto pino e è un fungo che sulla maggior parte dei testi divulgativi questo si chiama Croconfus rutilus e in trentino lo chiamano chiodello ed è un fungo considerato un commessibile mediocre o addirittura scadente in alcuni casi invece eh, tutto sommato io l'ho provato ed è un fungo che si sposa benissimo con piatti a base di carne. La presunzione figlia primogenita dell'ignoranza. Con i funghi non si può scherzare e improvvisare padellate in allegria con gli amici. Convinzioni superficiali e consolidati in luoghi comuni possono generare enormi problemi alla salute umana e spesso portare alla morte. Nasce dall'esigenza di salvaguardare i raccoglitori ed i golosi di funghi sempre di più in aumento, la motivazione che da decenni spinge l'associazione micologica alfedenese ad organizzare dei corsi a norma di legge. Serve a dare praticamente una formazione di base che può non essere sufficiente per diventare dei massimi esperti, però è un ottimo punto di partenza per iniziare con il piede giusto. Per evitare di incorrere in errori quali, quali possono essere quelli dovuti a quelle credenze popolari che non hanno ragione di esistere, tipo il fatto che l'aglio possa annerire in presenza di funghi velenosi e magari rimanere bianco in presenza di funghi commestibili, cosa assurda che va assolutamente evitata. Io sono cosciente che ehm, il corso può non essere sufficiente a, diciamo, a dare una formazione assoluta. Però io rimango sempre a disposizione, dico sempre ai miei corsisti: in caso di difficoltà conservatevi il mio numero di telefono, mi telefonate e li vediamo insieme. Altrimenti eh, ci sono gli ispettorati micologici delle ASL, che sono competenti per la cernita dei funghi, insomma. Il dottor Maurizio D'Amico, esperto micologo e veterinario in forza all'ASLE di Castel di Sangro, torna in cattedra proponendo un corso per l'ottenimento dell'attestato di donità alla raccolta dei funghi epigèi spontanei. Si comincia martedì 17 ottobre negli accoglienti locali della Masseria Saiorio a Castel di Sangro. La dettagliata formazione consente di avere una buona conoscenza delle specie combustibili presenti nel territorio. E forse sarebbe opportuno che anche chi già munito di tesserino ma non più esercitante da tempo possa rinfrescarsi la memoria ripetita io vant. Il corso, secondo la normativa regionale, prevede 24 ore complessive che io um, svolgo praticamente in otto lezioni. Il corso verrà strutturato in questa maniera: a partire da martedì 17, quindi eh, martedì, giovedì. E domenica, il martedì e il giovedì si terrà una lezione di tre ore dalle 17 alle 20, la domenica due lezioni praticamente dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ad integrazione del corso e anche per esaltare anche un po' la convivialità de, dell'evento eh, cerchiamo sempre di organizzare in agriturismo un pranzo a tema e così magari da sperimentare anche ricette che molti raccoglitori magari non conoscono magari assaggiare delle specie che non hanno mai raccolto Sono ammesse anche due assenze purché i frequentatori abbiano assistito almeno a 18 ore di formazione Una persona che salta un paio di lezioni ha comunque diritto all'attestato per l'autorizzazione alla raccolta dei funghi Al termine del corso ci sono delle prove da sostenere? Eh, sì, c'è un, un test, è un test teorico, eh, è previsto anche, della, è un test teorico che verrà fatto con un quiz a risposte multiple e, e per quanto riguarda la pratica in genere si fa in sede con funghi che mi preoccupo stesso io di andare a raccogliere sul territorio.